City Report. E siamo sotto il ponte famoso Monte Ceneri MacMahon e troviamo il primo bivacco della giornata di oggi. Vai Paolo, è tutto tuo. Non so se hai visto, ci sono anche le mutande lì, le felpe. E chiaramente tutto intorno una schifezza. Ma c'è anche un altro materasso buttato qui, Forse altri pernocchi. Non pernotti, questo è un pernocchi, perché sono un pugno negli occhi. Vedere le persone che dormono qua sotto, c'è un grande squilibrio in questa città. Allora, se le persone sono trattate civilmente, devono avere un posto dove andare a dormire, non si può farli dormire sotto i ponti. Guardate qui. Qua hanno acceso anche un fuoco, vedi che è bruciato qua. Guarda, c'è anche la cacca. Ecco, da questo preciso momento posso dire che la giornata è veramente una giornata sempre sotto il ponte. E voilà. Questo è qualcuno che è andato a fare dei lavori, chiaramente in civile, ha buttato tutta la roba qui. Ecco, questo a chi dobbiamo dare la colpa questa cosa? Sì, a chi non la viene a portare via, però il peggio è chi la mette, perché finché non verrà preso continuerà sempre. Ma continuiamo qui sotto questo posteggio auto, molto rumoroso. Vestiti, sotto ogni pilone. Qua c'è un bel po' di vestiti, scarpe e feci anche qui. E per la seconda volta devo dire che bella giornata. Devo dire? No, lascia stare. Ecco, diamogli una botta di ironia a sta giornata già cupa, piovosa di metà maggio. Però sinceramente sotto questo ponte non ci passa mai nessuno a pulire e soprattutto non c'è una telecamera nel sottopassi, ma neanche qui. Come si fa a scaricare sta roba qui? Nessuno, non essere visti da nessuno? Vuol dire che c'è parecchie situazioni qui che sono da verificare. Qua c'era uno scooter che era bruciato, vi ricordate, ve l'ho fatto vedere un po' di mesi fa, è rimasto qualche pezzo carbonizzato dello scooter stesso e chiaramente questo cartello, che cosa starà indicando Paolo, sto cartello? Probabilmente divieto di grigliata? No, divieto di sosta alle macchine perché è un parcheggio per gli scooter. Ah ok, però visto così secondo me si può contestare, Siamo sempre in viale Monte Ceneri, sotto il cavalcavia. L'odore di urina è incredibile sotto ogni pilone, ma la cosa che è incredibile ancora di più è il fatto che hanno fatto questo marciapiede doppio, dove una volta si posteggiava, adesso non si può più posteggiare. C'è da capire poi che fastidio dessero le macchine messe qui. E in compenso tutto quello che voi vedete dietro è stato fatto, arrangiatevi, problema delle macchine, arrangiatevi, e tutti gli spazi vengono levati in questa maniera. Fra l'altro io non so quanto è sicuro questo doppio marciapiede in caso di incidente, perché per esempio in moto se cadi questo marciapiede qui è alto dalla strada, picchi la testa, ti fai male. Guarda quello Paolo, dove c'è il semaforo, guarda il doppio marciapiede là. Cioè, ha ampie possibilità che se fai un volo ti fai male, ma poi è comunque una barriera. Si capisce che è una barriera per impedire ai veicoli di salire, eccetera, ma è una barriera fatta male, pericolosa, brutta. Vabbè, proseguiamo ancora, va? Ancora sotto il pilone, altre immondizie. Adesso abbiamo capito che i sottopiloni di questo ponte servono per bruciarci i motorini, per fare le grigliate, per dormire e per lasciarci le immondizie al posto dei cestini. Qui siamo all'altezza del numero 68.
Ed ecco una rappresentazione in graffito di quello che ci si può trovare qua sotto: scimmie e topi. Scimmie meno, topi tantissimi. E schifezze. Guardate sotto, uno zaino, feci anche qui, urina. Mancano i bagni pubblici a Milano, si vede. Ecco, giustamente, come vi stavo dicendo, bagni pubblici e dove trovarli? Urina, feci, qui addirittura è insopportabile. Sarà che l'aria è stagna e schifosissima, andiamo. Qua è stata messa appunto una griglia per le biciclette e infatti la bicicletta, averla lasciata qui è un gran numero, Due biciclette? Forse due biciclette, sì, un'altra qui. Qui è rimasto solo un ubrio, più sto telaio qua. E qui un altro telaio senza più nulla. Anche di queste cose qui, io credo che queste cose qui, che sono qui da tanto, qualcuno dovrebbe venire a recuperarle, cioè avranno un padrone o non ce l'avranno, sono comunque rifiuti, vanno spostati. E invece rimangono qua. Continuiamo. Chiesto, ma magari sono capitato in un giorno sbagliato, magari è tanto tempo, sapete che fa il passaggio delle pulizie è una volta alla settimana, quindi sono venuto a vedere il cartello e il cartello dice giovedì da mezzanotte alle 6, quindi dovrebbero aver pulito 5-6 ore fa? Questo è quello che troviamo, 6 ore dopo quello che dice il cartello lavaggio strade. Qua non sono passati proprio, capisco che possa essere difficoltosa perché ci sono le macchine in sosta, però col cannello, con la pala, cioè, veramente uno schifo, cioè, incredibile. Ogni pilone ci regala qualcosa, una stampante della Canon, se può servire. Ormai è quasi scontato che si trovano masserizie, schifezze. Sono curioso di vedere se riusciamo a trovare qualcosa di molto più particolare, cioè trovare pulito, perché ormai a Milano trovare pulito è una grande opera. Tutto il resto si trova, dalle fotocopie, bottiglie, fucili, ormai trovi di tutto. Siamo in via Serra, sempre sotto il cavalcavia, come sempre, scontatissimo ormai, però questo concetto lo ripetiamo per ogni pilone perché gli arrivi nella mente a chi dovrebbe gestire la città. Guardate qua, tutti vestiti, alcuni anche piegati bene, si potevano mettere in una buca della Caritas, no, buttati qua, poi magari sono stati rubati, chissà come hanno fatto ad arrivare fino a qui. Sarà stato il monopattino ad abbattere il palo? Di questo non abbiamo certezza. Abbiamo certezza che anche questo non è qui da poco. Che vi dobbiamo dire? Che vi aggiungiamo su sta situazione qui? Boh, l'incredibile a Milano c'è. Cari amici, sempre Renato Serra. Problemi di disagio abitativo, problema di un comune che non controlla, un bel pernotto sotto il pilone, materasso, c'è anche una Madonna, c'è il posacenere, c'è tutto quello che serve per vivere in strada e ci chiediamo sempre, questo è un vivere civile? Allora, se è italiano come mai questo non ha una casa? Se non è italiano e non deve stare qui perché è qui? Perché queste situazioni sono un disagio nell'animo di tutti, di chi le vive e di chi le subisce. Comunque tenta di avere una vita quasi normale perché il letto è fatto bene, ha un tappeto sotto, ha dei peluche. Sì, ho visto che ci sono anche i quadretti. Beh, il fatto che abbia il posacenere è già un buon segnale, vuol dire che non butta le sigarette per terra, perché io vorrei ricordarti Paolo che per diverso tempo abbiamo trovato gente che fa la pipì dentro le bottiglie, che la fa tutta in giro, invece qui guarda c'è il secchiello per le feci, guarda qua, qua c'è il secchiello,
sopra c'è il pigiama, le mutande. Va bene, proseguiamo. Ecco, questi secondo me sono i due piloni forse peggiori dopo il primo. Lì avete visto quello che c'era, un pernotto, qua ci abbiamo un divano senza più il materasso, altre masserizie, bottiglie, confezione di mutande, sì, c'è anche il materasso sotto. Ce ne sono ben due, Paolo. E guarda, ci sono anche dei pupazzini, anche carini, guarda, c'è Pucci, c'è un'occhietta. Ecco, io mi chiedo, ma abbiamo un tot di consiglieri comunali, abbiamo un tot di consiglieri regionali, maggioranza, opposizione, ma è possibile che nessuno si preoccupa di venire qui, dare un'occhiata, vedere che le cose non vanno e concordare un giro con l'AMSA, un giro con gli assistenti sociali per capire che problematiche hanno queste persone? Cioè, l'insicurezza è fatta comunque per molto probabilmente perché deve essere data, perché la gente più insicura è più chiaramente vota, lasciamo perdere come, va? Andiamo avanti. Beh, pilone per pilone troviamo sempre qualcosa, non ci facciamo mancare niente. Anche qui questo è un altro pilone, tra l'altro la gente fa i bisogni in pieno giorno sotto il pilone, adesso abbiamo preferito non riprenderli perché è una schifezza, un disagio umano anche per loro, aspettiamo che se ne vadano e proseguiamo. Comunque questo pezzo qui è assolutamente diventato un albergo di persone che hanno forti problemi e che andrebbero portati da un'altra parte dove meritano, cioè se hanno bisogno di una casa, di uno psicologo, eccetera, invece sono lasciati così in mezzo alla strada, poi si dice che c'è un'insicurezza. Cari amici, arriviamo alla fine della puntata, stravolti dall'odore, da tutto quello che abbiamo trovato. Fortunatamente non c'è solo il brutto, c'è anche il Parco Portello Alfa Romeo, che è quello dove siamo adesso, vedete in fondo City Life, Casa Milan, c'è un bellissimo parchetto con le papere che vi mettiamo nel filmato. Per oggi da City Report Municipio 8 è tutto, da questa puntata che chiameremo Vita sotto il ponte, alla prossima, ringraziamo Paolo Rusconi, seguiteci. City Report!